Fin da subito i tempi di percorrenza sulla tratta Messina-Palermo-Catania potrebbero essere ridotti del 40% senza aspettare gli interventi da 5 miliardi di euro che si concluderanno solo nel 2020 e concordati la settimana scorsa da Ferrovie, Regione e Governo Nazionale. Ma quello dei treni è solo il caso più emblematico di un sistema di trasporti, quello siciliano, che dice la CISL non è degno di un paese europeo. Per questo, propone il sindacato, serve sedersi tutti intorno a un tavolo e dare vita a un'agenzia che mette insieme Regione, ANAS e Ferrovie per sviluppare un programma di investimenti spalmato su 10 anni. Obiettivo? Realizzare le grandi incompiute, un lungo elenco di opere che va dall'anello ferroviario di Palermo al completamento della Palermo-Agrigento fino ai traghetti dello stretto di Messina. Potrebbe, ma il condizionale d'obbligo, essere un incontro cruciale, quello previsto per le prossime ore sulla vertenza JSIP. Un incontro che potrebbe mettere fine alla questione legata alla concessione degli ammortizzatori in deroga per i dipendenti della società partecipata per il periodo 1 gennaio 30 aprile 2013. È stata concessa per 4 mesi lo scorso anno, ha affermato il sindaco di Palermo Orlando. Non si capisce perché non debba essere concessa anche per quest'anno. A Roma ho incontrato il direttore generale dell'INPS, ha sottolineato Orlando, mi ha confermato che nulla impedisce dal punto di vista normativo ridare la cassa integrazione in deroga ai dipendenti. Nuovo faccia a faccia tra Orlando e Crocetta, quindi. Dietro l'angolo però ci sono nuove proteste da parte dei rappresentanti dei 1805 dipendenti della JSIP che hanno sollecitato proprio qualche giorno fa davanti a Palazzo d'Orléans il governo regionale a fare la propria parte. Tutto questo per chiedere che l'impasse sugli ammortizzatori sociali si sblocchi. Allora Orlando ha lanciato nello stagno una rassicurazione. Ai primi di maggio tutti torneranno al lavoro, ma i nodi da affrontare e da sciogliere sono ancora molti. Delusione da parte di chi è coinvolto nel delicato processo, delusione anche da chi ha sperato fino all'ultimo in un contributo da parte della Primula Rossa di Corleone. Ma il quadro clinico di Bernardo Provenzano, arrestato nel 2006 dopo circa 40 anni di latitanza, si è progressivamente deteriorato negli ultimi mesi. Con l'aggravarsi del Parkinson, di cui il boss è affetto da tempo, è anche sopraggiunta l'incapacità di rispondere agli stimoli esterni, nemmeno i più elementari. Ecco perché, secondo i periti incaricati dal tribunale di valutare le condizioni mentali del boss, Bernardo Provenzano, reduce da un intervento al cervello, non è in grado di prendere parte consapevolmente al processo sulla trattativa fra Stato e mafia, nella quale figura come uno dei 10 imputati con altri boss e rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri e diversi politici. I medici incaricati in qualità di esperti dal GUP Pier Giorgio Morosini, davanti al quale si celebra l'udienza preliminare del processo, hanno visitato la settimana scorsa Provenzano a Parma e proprio a causa delle sue condizioni non sono riusciti neppure a sottoporlo al mental test. Pensate questo significa in termini di impatto? Significa per esempio tutte le competenze poi progressivamente vengono trasferite ai comuni di queste aree, di queste province. Alcune vengono trasferite alla regione, il personale verrà trasferito fra il regionale e regione, naturalmente una parte anche ai consorzi, ovviamente, ma anche ai comuni e alla regione. In questo modo si realizza l'efficienza. Naturalmente tutto questo si dovrà integrare poi successivamente con la riforma dei rifiuti e dell'acqua, in modo tale da evitare di avere una miriade. Cos'è l'obiettivo? Facciamo lato idrico e facciamo un'associazione, facciamo lato rifiuti e ne facciamo un'altra, poi facciamo i distretti turistici e ne facciamo un'altra ancora, poi, e via, poi l'Istituto Autonomo Case Popolare, poi via dicendo. Alla fine esiste una pletora di consigli di amministrazione, di enti che affittano case, eccetera, eccetera, che sono una delle ragioni della devastazione del bilancio della regione. Dopo l'intesa raggiunta nel vertice di maggioranza, la Giunta Crocetta ha approvato il disegno di legge che abolisce le 9 province regionali, sostituendole con liberi consorzi tra comuni, così come del resto prevede lo statuto speciale dell'isola. Il testo è già arrivato questa mattina in Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea regionale, convocata con all'ordine del giorno proprio la riforma degli enti. Il governo ha deciso inoltre l'emissione di Trinacria Bond per coprire almeno una parte del debito che ha con le imprese, che
nei confronti della pubblica amministrazione vantano 6 miliardi di crediti. Inoltre il governo, con un apposito disegno di legge, intende attuare l'articolo 37 dello statuto, in base al quale le imprese con sede legale fuori dall'isola ma con stabilimenti in Sicilia devono versare le imposte alle casse regionali. A favore dell'abolizione delle province si erano già espressi i deputati 5 Stelle, che avevano anche depositato un apposito disegno di legge in commissione. Una parte dei risparmi sarebbe utilizzata per finanziare il reddito minimo di solidarietà, per una spesa di circa 130 milioni di euro, 12 milioni derivanti dal taglio del costo delle indennità per presidenti, assessori e consiglieri.